Abruzzo. Prima ho parlato di frutti e dico a Luca che apprezzo per l'impegno, c'è stata una fitta corrispondenza con Luca. Luca ha tentato due o tre ipotesi quando mi ha sentito parlare di frutti, quando ha ascoltato l'indizio. Questi sono frutti rossi, come ho detto, di quelli che fanno bene. Questi però sono buoni sia per il corpo ma soprattutto per l'anima. Luca, amici, oggi aspettiamo i cranberries, cioè i mirtilli. Mi viene da ridere perché penso a Luca che si è giocato tutte le carte per questo. Sì, è stato un po' fuorviante il mio indizio, ma d'altra parte è troppo semplice, non c'è gusto, no? E allora dei cranberries omaggiamo soprattutto la voce del gruppo. È stato un gruppo musicale rock irlandese fondato dai fratelli Noel e Mike Hogan, accompagnati dalla voce straordinaria di Dolores O'Riordan, che ha avuto un grande successo negli anni 90 al punto di diventare una vera e propria icona rock in quel decennio. Naturalmente parliamo del gruppo grazie anche alla voce ovviamente di Dolores. Si stima che la band abbia venduto attorno ai 40 milioni di album nel mondo. Il grande successo arrivò nel 1993, in seguito a un tour negli Stati Uniti. Singoli e album entrarono nelle top 10 delle classifiche di vendita d'oltreoceano e solo in seguito furono rivalutati dal pubblico europeo. Zombie, la canzone più famosa del gruppo, sul conflitto in Irlanda del Nord, fu premiata agli MTV Europe Music Awards del 1995 come migliore canzone dell'anno. Il gruppo fu ospite anche a Sanremo nel 1996. Per la verità, dopo questa esperienza, il gruppo irlandese cominciò un periodo di crisi che nel 2003 sfociò addirittura in un annuncio ufficiale di separazione per un periodo di pausa, per una pausa di riflessione, no? Come si dice in questi casi. Si parlò anche di scioglimento, per la verità, ma si riunirono nel 2009 prendendo come spunto, diciamo, un nuovo tour. Hanno tenuto concerti in tutta Europa e furono anche a Roma, a Milano, a Padova, ma suonarono negli Stati Uniti, in Asia, Australia, Nuova Zelanda. Ci fu anche un momento, per la verità, in cui probabilmente O'Riordan cominciava, insomma, ad avere qualche problema anche di salute. Infatti alcuni concerti, insomma, furono prima annunciati, poi rimandati, annullati, insomma ci fu un po' di caos, fino a quando nel gennaio del 2018 si fermò tutto praticamente. La cantante, infatti, Dolores O'Riordan, appunto la voce del gruppo, fu trovata senza vita in un albergo di Londra. Il gruppo allora si sciolse definitivamente dopo aver pubblicato un ultimo album, In the Hand, che diventò, tra le altre cose, scalò le classifiche del tempo, dell'epoca. E allora, amici cari, un omaggio ai Cranberries, ma in particolare a Dolores O'Riordan, voce straordinaria del gruppo, per il 3 per te di oggi.